resterà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile il nuovo DPCM firmato ieri dal Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha presentato le nuove disposizioni nel corso di una conferenza stampa. Il principio guida di questo nuovo documento è, come ha affermato lo stesso Ministro, la tutela della salute, perché è da lì che riparte la ricostruzione e lo sviluppo del Paese. Le principali minacce in questo nuovo periodo di criticità, che è esclusa la Sardegna, vede il resto d'Italia lottare contro un inasprimento dei contagi, arrivano dalla temuta variante inglese, ma anche da quelle sudafricana e sudamericana. Una minaccia che continuerà a essere affrontata in primis con la suddivisione delle regioni italiane per fasce di rischio. Rimangono ovunque, indipendentemente dalla fascia di appartenenza, dunque anche in Sardegna, l'obbligo di mascherina e il divieto di assembramento, oltre al divieto di organizzare feste, di riaprire discoteche e sale giochi. Ancora vietati in tutta Italia gli spostamenti tra una regione e l'altra, tranne che per comprovati motivi di salute, lavoro o necessità. Sarà comunque sempre consentito raggiungere la propria residenza, abitazione o domicilio. La maggior parte delle disposizioni già vigenti per le zone gialle, arancioni e rosse vengono confermate. Coprifuoco dalle 22 alle 5, ristoranti e bar in zona gialla aperti fino alle 18, palestre e piscine chiuse e l'ipotesi riapertura il 27 marzo per cinema e teatri. L'unica vera novità interessa la scuola. In zona rossa le scuole sospenderanno nuovamente le lezioni in presenza, mentre nelle zone che registreranno 250 casi alla settimana ogni 100.000 abitanti, indipendentemente dal colore delle zone, saranno i presidenti delle regioni interessate a dover decidere per la chiusura o meno degli istituti.